Amici di Telearancione, ben ritrovati. Oggi ci troviamo a Dobbiaco. La comunità di Dobbiaco da anni considera l'accessibilità un bene indivisibile e sulla scorta di questi elementi noi di Telearancione consideriamo la popolazione una società emancipata e vogliamo aprire una gara tra le comunità per essere considerate migliori per la qualità della vita dei disabili. Essere proprietari di una struttura alberghiera comporta investimenti ed essere professionisti nel settore del turismo comporta una certa responsabilità sociale d'impresa nell'erogazione di servizi a clienti con diverse necessità e nel servire i disabili. Per questa famiglia risulta essere un piacere e un dovere dettato dalla responsabilità professionale e civile. In tempi di vacanza, viaggiare per raggiungere una località turistica è un obiettivo che per un disabile ad oggi, nel terzo millennio e più esattamente nell'anno 2016, risulta essere possibile solo perché alcuni operatori turistici si sono resi disponibili nel corso degli anni ed hanno ampliato i confini dei servizi a clienti giovani e meno giovani con l'idea di ospitare turisti con diverse capacità motorie. Fino a qui sembra tutto normale, ma chi non si è strutturato per ospitare comitive composte da persone con diverse capacità motorie rischia di perdere opportunità professionali, oltre che morali. Questo è un hotel dove il servizio ai clienti è stato erogato a ospiti non vedenti e a clienti con diverse capacità motorie. Le scelte della proprietà sono state fatte con il cuore. Lo dice questo scivolo per disabili, utile, fra gli altri, anche a chi ha bimbi in passeggino. A noi verrebbe da dire che un hotel accessibile è servizievole per tutti ed anche il personale che opera risulta essere piacevolmente coinvolto proprio a causa della filosofia della proprietà. Con questa spinta ad erogare con disponibilità i servizi alberghieri, nell'Hotel Union troveremo riposo, cibo di ottima qualità, personale altamente qualificato, camere accessibili, nonché vicinanza alle piste, campi da tennis ed altre strutture complementari. Dopo aver assistito allo spostamento dei nostri amici sulle piste di sci, sempre protetti ed accompagnati dalle guide e istruttori del CAI e dagli alpini dell'esercito, ascoltiamo le impressioni degli organizzatori e i vari responsabili di questa settimana bianca. Guido Bocher, sindaco di Dobbiaco, Eugenio Comini, fondatore dell'Hotel Union, Bruno Comini, proprietario dell'hotel, Enrico Comini, direttore dell'hotel e Fausto Tacconi, innovatore. Stavamo appunto dicendo della storia di Dobbiaco, che 35 anni che ospita comitive di non vedenti per lo sport inteso come ludico ricreativo, ma lo sport paralimpico comunque ha bisogno di risorse di questo tipo per diventare autorevole come lo è quello italiano. E allo stesso tempo tutte queste attività ludico-ricreative sono l'incentivo che viene dalla voglia di vivere, ecco il discorso, che è un bene indivisibile a tutti quanti. E niente, siamo qui che con il sindaco e con il direttore dell'azienda di soggiorno, la signora Catherine. Catherine, praticamente che stavamo facendo una considerazione di quello che si sviluppa anche sulle piste. E allora si parlava più che altro di sci di fondo, ma di fatto stavo spiegando che ci sono anche la discesa, nel senso che con le nacchere, giusto? Sì, assolutamente. Spiegaci mo' come funziona. Ma allora, io principalmente ho sempre fatto sci di fondo, quindi sono su questo. Che sei posso, di parte. Sono di parte. C'è da dire che per quanto riguarda le persone non vedenti il territorio si presta molto qua per lo sci che vogliamo fare noi, nel senso che sono piste molto ben battute, ben lavorate e anche ampie e permettono sia al non vedente di stare sugli sci all'interno dei binari sia alla guida di poterti stare a fianco e darti le indicazioni necessarie per poter affrontare la salita, la discesa, la curva del caso. E qui come struttura anche ho visto un grande abbattimento delle barriere sull'urbanistica. Assolutamente. E io vi porto l'esempio della Liguria, dove Genova, Savona, da dove vengo io,
dove sono molto strade strette, marciapiedi mal combinati, mal gestiti. Qua invece troviamo un ordine, una pulizia, una sensibilità alle barriere architettoniche veramente, veramente grande. L'argomento anche della comunità, la comunità che è 35 anni che vede ospitare comitive e praticamente ha potuto ampliare i confini dell'accessibilità anche dal punto di vista di disponibilità alle persone, ai professionisti, i titolari stessi degli hotel, ma così anche, come si diceva prima Enrico, il personale che è, diciamo, incentivato a mezzo una formazione adeguata, perché comunque si parla di buffet, si parla di cose. Assolutamente, c'è una disponibilità e una preparazione proprio professionale del personale nei confronti della disabilità, assoluto. Ci sentiamo proprio in famiglia quando veniamo accolti qua. Enrico? Sì, noi siamo molto contenti di ospitare l'Unione Italiana Ciechi, in particolare il signor Bazzano e la sua comitiva. Perché per noi siamo sempre stati un albergo che abbiamo cercato di abbattere il discorso di barriere architettoniche in loro funzione, ma soprattutto anche l'abbellimento estetico è andato in funzione del miglioramento fruibile da parte loro. Noi, il nostro personale, i nostri dipendenti, quando li assumiamo, gli spieghiamo già che andremo a lavorare con persone con disabilità e cerchiamo anche loro aspetti del carattere che vadano poi attenuati un attimino con i loro bisogni, con le loro necessità. La professione è a servizio degli utenti e l'evoluzione è a servizio dell'accessibilità. Questo è un po' l'argomento che tocca anche il sindaco quando va a costruire un servizio a favore un po' di tutti gli sciatori, ma soprattutto poi a favore di una comunità che è in grado di ospitare a mezzo di turismo diverse persone. Parola al sindaco che sicuramente è Grazie. incentivato da questi momenti, diciamo, di gioia anche da parte del turismo, ma anche da parte di un'organizzazione che è in grado di gestire l'arrivo di diverse comitive. Dobbiaco è una cittadina che ha nel turismo la sua forza motrice, direi, da sempre, da quando nel 1865 è stata costruita la ferrovia. È nata praticamente assieme alla ferrovia il Grand Hotel e quindi i primi insediamenti turistici qui in Dobbiaco Nuova, quindi ha una forte tradizione turistica. Noi ci consolidiamo sopra i 500.000 pernottamenti all'anno, ma però abbiamo anche, direi, nel contempo ci fa piacere poter puntare su alcune punte di eccellenza che è proprio questa, diciamo 35 anni di presenza dei non vedenti a Dobbiaco e qui all'Hotel Union significa un rapporto consolidato, significa l'incontrarsi con le esigenze specifiche e con l'offerta che si adegua appunto alle esigenze. Giustamente il signor Comini Junior parlava anche di addestramento del personale con particolare sensibilità, ma proprio anche quello che diceva era una cosa che credo molto importante, lo sposare, il coniugare l'avanzamento estetico e quindi anche qualitativo della struttura alberghiera con la necessità di essere sempre più confacenti per le esigenze. Io credo 35 anni sono un testimone, ci fa piacere e vorrei sottolinearlo, qui è presente la direttrice della nostra associazione turistica, la signora Katrin, che è anche questo sempre un lavoro di team, perché le piste che loro curano, il turismo in generale che loro curano, è un lavoro di team che fanno con l'amministrazione comunale, perché appunto, come diceva, la pista con la necessaria amplezza, l'offerta di personale accompagnatore, eccetera. Questo è questo che fa piacere a me come sindaco, è che coniugata all'offerta turistica va anche la sensibilità verso la persona, ecco. Quindi cerchiamo sul tema delle barriere architettoniche cerchiamo di migliorare sempre, perché c'è sempre da migliorare. Aggiungo che noi stiamo proprio quest'anno levando l'ultima o una delle ultime barriere significative, che era quella verso la nostra chiesa parrocchiale, con un lavoro sicuramente molto difficile e molto delicato, perché è una chiesa bellissima, è una tardo barocca
una delle più belle della nostra valle, e quindi il dotarla di barriere di accesso è stato un lavoro di grande sensibilità, che però va in estra, lo dico come piccolo primo aspetto di dettaglio. Comunque il piacere di questa amministrazione comunale è proprio il sapere di poter contare su questa sinergia, su questa simbiosi, che ci indica sia l'aspetto turistico, ma anche l'aspetto di sensibilità, l'aspetto socializzante, la sensibilità verso chi magari è meno fortunato di noi, sotto un certo punto di vista, perché sotto altri punti di vista le manchevolezze dei cosiddetti videnti sono sicuramente anch'esse macroscopiche. Certo, vedo. Volevo appunto parlare con Catherine, perché è una struttura che va a, diciamo, presentare, che è un po' l'anima anche del futuro, come vedete, un futuro qui all'insegna dello sport per tutti, che vede servire sia gli utenti ma anche il turismo. Ma per prima sono molto contenta di sentire che loro sono molto contenti delle condizioni delle piste da fondo e che non ci sono delle barriere. C'erano qualche volta, ci sono dei problemi, ma bisogna risolverle, e siamo molto contenti se ci dite se qualcosa non va bene per voi, e siamo molto interessati, visto che l'associazione turistica si occupa proprio per la cura delle piste da fondo. E anche per tutto il resto, Dobbiacco offre un grande possibilità di muoversi, di fare delle vacanze invernali ma anche estive qui a Dobbiacco e dintorni, e siamo molto so che c'è tanta possibilità di fare, c'è tanto sviluppo ancora, possibilità di sviluppo, perché tra il sciatore, tra quello che preferisce andare a fare qualche camminata, tra le strutture bellissime come l'albergo con la piscina, con tutto quanto, c'è una grande possibilità per ognuno. 500.000 pernottamenti con 3.000 abitanti è una grande risposta che state dando a un territorio che sicuramente è predisposto, ma è anche ben organizzato. Sì. Complimenti perciò a voi. Noi siamo dell'arancione.com e abbiamo voluto far vedere quello che funziona. Perciò siamo venuti qui a Dobbiaco e portiamo una certificazione di quello che funziona. Nel senso che grazie a Bruno, che è il titolare, certo, dell'hotel, ma soprattutto è titolare di una professione che si può svolgere più o meno bene, sempre a favore degli utenti, lui attraverso un amico in comune che abbiamo, Rosso Capriglia, che come si dice sempre, questa persona ha fatto tanto per il mondo della disabilità, ma assolutamente. Andrea, da altre cose... E, diciamo, con Lorenzo sono amici da sempre e devo dire che siamo tutti un po' maturati in questa convergenza di mentalità, nel senso che l'unione da un certo punto di vista fa la forza, e trovare persone come Bruno, trovare persone come lei, trovare persone come Lorenzo, che sono praticamente il servizio, l'utente e anche l'attività politica. Puoi parlare con Catherine, che è l'organizzazione, certo, emotivamente coinvolgente per te la ragione. Durante la mia attività non avrei mai pensato di arrivare a fare un'intervista, sinceramente. Però mi fa piacere per una cosa solo, perché come lui ha detto, diciamo, ringrazia noi. Ma noi dobbiamo, e soprattutto voi, dovete tenere presente Bruno e la famiglia Comini per quello che fanno. Perché noi abbiamo avuto già altri posti, certo, dove andare, però ci hanno anche rifiutato. Certo. Quindi trovare una famiglia che quando entri, o ancora prima, viene alla stazione, si preoccupa, ti porta qui, ti fa salire, ti serve i pranzi, cioè non è facile, non è. E quindi un grazie veramente di cuore al signor Enrico. Questa prova testimoniale che comunque... Perfetto, è veramente, veramente... Poi noi come guide facciamo fate il possibile qualche volta, facciamo anche delle cose un po' birbone, insomma, un po' birbone anche con i nostri non vedenti, che loro ci amano, e oserei proprio dire questo, ci amano, certo, e ci vogliono bene dell'anima. Noi quando finiamo la nostra attività andiamo a casa con qualcosa di più.
perché i nostri problemi che sembrano grandi, però quando tu ne vedi uno che ha famiglia, due figli senza che non ci vedano, insomma, i nostri problemi sono proprio miseri. Poi prendo l'occasione perché, visto che c'è la signora che si occupa di piste, io un po' di tempo che vorrei che metteste una barriera o un ponte. Vediamo se riusciamo a farlo. Lì dobbiamo parlare col sindaco. Ma se no, sì, no, il problema è che il ponte bisognerebbe allargarlo appena, perché sì, se non, ecco, quello però lì sa cosa succede. Gli ultimi anni li abbiamo sempre messo neve lì, così che non, ma su, che non può succedere qualcosa. Cima, quello su in cima prima di arrivare a Cima Banca. E lì se uno mi sbatte il bastoncino non trova la neve, è mi chiaro, va giù sotto. E quello lì è proprio... Ma quale punto? Adesso ecco, magari ci andiamo sì. Io, sì. Volentieri, con un testimone, perché chi è il non vedente? Andiamo insieme per un non vedente da buttare giù. Ma dove ci vuole anche non vedente? Un non vedente che controlla sul cima, l'ultimo. Dove sono state messe le barriere adesso? No, ma quello è sulla strada, quello su nel bosco. No, quello nei boschi che fa la curva, così sulla pista c'è una curva nel bosco. Ma quella ci sono 3 o 4 metri proprio sotto. E non è la prima volta che uno mette il bastoncino e ci sono delle barriere. Se l'avessi messo quest'anno io non l'ho propassato. Non sono ancora passato. È stato fatto in autunno. Poi magari scorso. So che riusciamo quel ponte abbattuto a farlo diritto, che così non devo andare alla valle a risalire. Quello adesso dobbiamo vedere, perché sono i vecchi ponti della ferrovia. Sì. E adesso c'è in animo, logicamente con dei lavori di alta impegnativi. Sì. Però c'è una forte volontà delle due regioni, la provincia di Bolzano e il Veneto, esatto, di riattivare il treno delle Dolomiti. È stato dato l'incarico proprio in presenza del ministro Del Rio e del presidente Zaia, del presidente Compace, è stato dato l'incarico di uno studio preliminare che si svilupperà in 18 mesi e quindi lì poi si saprà meglio. Ma ciò nonostante, noi abbiamo in autunno quel ponte, se ho capito bene, sono stati realizzati i parapetti. Sì, perché lì c'era, mi pare, l'assessore turismo insieme al nostro collaboratore per vedere. Non sono passato quest'anno, onestamente. Sì, magari mi fai il favore, se nei prossimi giorni a tempo. Sì. Lo di guarda a verificare. E basta dirmelo all'azienda turistica. Facciamo se va bene, e se no facciamo qualche minuto. Se va bene non mi faccio va bene. E vuol dire la ringrazio già ora. Perfetto. Se non va bene le fa una foto. Grazie. E grazie. Guarda e poi vedete voi. Dopo io non entro in merito il perché e per come non siete riusciti a farlo. Magari la volontà era di farlo, ma ci sono cose a volte che non si riescono a fare. Se no andiamo insieme col collaboratore. A vedere. Diciamo che l'anno scorso abbiamo concluso tutti i sottopassi. Quelli si stanno per bravissimi, è stata una cosa. Perché ogni volta che si arrivava nelle strade era. Quindi dovremmo risistemare gli ultimi chilometri proprio con i due ponti, uno si bypassa, si va sotto, e l'ultimo comunque è stato sistemato a livello direi provvisorio. Però con dei paratenti per la sicurezza, dopodiché se lei lo verifica mi fa piacere. Va bene. Sono quasi sicuro. Sarà mio volentieri. Io a vedere. Perfetto, molto bene. Okay. Grazie. Niente, volevo anche dire che sta facendo qualcosa anche per il tennis qua, che adesso in questi giorni. Sì, da quest'anno abbiamo organizzato dei corsi di tennis per non vedenti con un maestro specialistico di Cortina, Stefano Zambelli, che con una speciale pallina che emette dei suoni sta insegnando ad alcuni a... Sai Andrea, domani... Sarà con noi domani sera. Domani sera, sì. Domani sera. Alle 21. Sì, alle 21. Sì. E giovedì inoltre avremo anche una prova pratica di arrampicata, sempre qua a Dobbiaco. E, insomma, cerchiamo di offrire le maggiori... provare le più tante attività possibili, via. È stato organizzato, e voi lo sapete, non potete... di sicuro c'è un famoso alpinista non vedente che fa il quinto e il sesto grado, il non vedente, addirittura. Ed è austriaco. Io ho sentito una conferenza interessantissima con lui, se sarebbe una cosa... questa è una cosa... Io dovrei recuperare i riferimenti. Okay. È una cosa eccezionale, ha una volontà e va con o senza l'accompagnatore.
Va anche con gli sci d'alpinismo, mi pare. Credo che vada anche con gli sci d'alpinismo. Lui è un austriaco, ma qua dell'Ostiro. Mm? Del non la può dire. No, ma sarebbe... Allora, penso per una adesso voi infatti lascio... Però varrebbe la spesa proprio come associazione nazionale, averlo. Certo, è certo. Un interesse unico. Lui non so se parla l'italiano, ma si provvede con una traduzione simultanea. Insomma. Sì, sì. Noi, come dicevo prima, facciamo vedere quello che funziona, anche perché, come dicevo prima, se non c'è un mondo che fa vedere quello che funziona per diciamo i disabili, e si perde troppo tempo a far vedere quello che non funziona, perciò facciamo vedere quello che funziona. Anche perché su quello che non funziona ci sono tanti altri specialisti. La voglia. Ottima sintesi. Niente, volevo dire, in questi giorni, visto che noi non stiamo qua tanto, tu stai qua fino a domani mattina e con stasera l'idea di fotografare l'attività ludico-ricreativa quando Gigi canterà, e insomma c'è una giornata così. Però magari se domani sera c'è qualcuno che videa, poi ci fate vedere le immagini, lo montiamo noi, che noi facciamo una particolare, diciamo, un montaggio che nasce un po' dall'idea di Omero, era un cantore cieco, che un po' ha descritto tutta la nostra cultura, nel senso che grazie all'Eneide e dell'Odissea. E noi praticamente facciamo una descrizione dettagliata degli scenari, perciò se fate queste immagini ce le mandate, noi descriviamo a modo tutto perché anche un non vedente si rende conto di dove era quella persona che, insomma... Fate una sorta di autodescrizione. Sì, e poi anche sottotitolata che per i non udenti. Sì, sì. E poi dopo, praticamente, cosa succede? Che dopo è tutto traducibile, perciò va in tutte le lingue. Ecco, un po' la nostra mentalità è questa. E allora magari con delle immagini riusciamo a costruire tutta questa settimana. Noi siamo qui oggi ed è già stato tanto che ci siamo trovati insieme perché gli impegni sono sempre molteplici. E... Bergamo ha proprio Omero come, sì, come gruppo non vedente, Omero, sì. Quindi proprio preso come esempio il cieco, l'Omero, sì. E da lì è nata poi un po' tutto disabili visibili, Omero. Uh-huh. E quindi ecco, sono anni che siamo qui. Ok, per me è stato un piacere, nel senso che adesso monteremo questa cosa e prima di metterla in rete ve la facciamo vedere un po', siamo noi. Vi certo. Do i miei contatti, eccetera, sì, e che se manca qualcosa oppure se può essere fatto meglio. Sì. Cioè, visto che siamo qui adesso, che... Ecco, forse lui vorrebbe un attimo. Il sito internet? Sì, ecco. Sì. Oh. Abbiamo tutto. Okay. Antenarancione.com che si occupa di queste cose. D'altronde non c'era niente di dedicato, è incredibile. Dopo millenni che i disabili sono esclusi e che in questo terzo millennio, grazie all'avvento dell'informatica, si rigioca tutto, sì. E noi abbiamo voluto assolutamente fare questa cosa, anche se stiamo facendo sforzi incredibili, perché comunque accoppiare qualcosa che esiste è possibile, è facile, fare qualcosa da zero è difficile, anche se sappiamo che la necessità c'è e ci possono essere gli utenti, però sappiamo che c'è tanta confusione su internet. E allora cerchiamo di avvicinare le persone con delle caratteristiche, con del criterio. Una breve passeggiata per il paese su una carrozza bellissima trainata da due cavalli e ci apprestiamo ad ascoltare il cavaliere Ronzo Capriglia e Eugenio Comini, fondatore dell'Hotel Union. Siamo qui con Eugenio Comini e Ronzo Capriglia, Telearancione, e adesso parleranno loro, diciamo, della loro iniziativa che è cominciata 35 anni fa. Ronzo Capriglia, a lei la parola. Buongiorno a tutti i telespettatori, intanto siamo felici qui dopo 35 anni di poterci ritrovare con la nostra idea, cioè siamo partiti negli anni 80 appunto, con questa attività sciistica che noi abbiamo capito subito che era un'attività adatta ai non vedenti, quindi abbiamo cercato come federazione di incentivarla con queste settimane bianche. Dopo di noi
sono formati vari gruppi che sono venuti ospiti sempre qui all'Hotel Union. Noi siamo arrivati qui verso l'89, 88-89. Il signor Comini mi aveva consegnato la medaglia del comune di Dobbiaco nel 2004-2005, cioè 15 anni dopo che noi venivamo annualmente in questo albergo. Ci siamo sempre trovati bene, anche altri gruppi hanno seguito il nostro esempio e quindi tutti gli anni Comini ha ospitato tutti i non vedenti d'Italia. Adesso addirittura arriva alla fine del mese, mi diceva Bruno, il conduttore attuale dell'albergo, che arriverà una squadra, un gruppo di svedesi. Quindi noi siamo contenti di aver seminato bene e chi semina bene raccoglie anche il frutto. Passo la parola adesso al signor Eugenio Comini, che lui come decano qui e come padrone di questo albergo ha contattato con me le prime richieste che abbiamo fatto per venire nel suo albergo. Grazie. Grazie signor Capriglia, presidente dell'Associazione Non Vedenti di Modena e un po' di tutta l'Italia, che ha portato nel mio albergo costantemente ogni inverno un gruppo abbastanza numeroso di sciatori. Abbiamo incominciato, mi ricordo, pare una settimana e finirò 4 o 5 settimane venivano questi gruppi di non vedenti. Abbiamo incominciato praticamente piano piano dove ha trovato le condizioni ideali per i non vedenti, perché ci sono le piste abbastanza tranquille, calme, senza pericoli. E di conseguenza tutti venivano volentieri a Dobbiaco a sciare. E io ho ospitato le varie persone, le ho sempre ospitate volentieri. Loro e anche tante volte anche con i loro cani, li facevano da accompagnatori. Dobbiamo ringraziare anche la sua grande sensibilità che ha dato questa possibilità a tutti quanti, perciò sì, senza queste due cose... Dopo il signor Capriglia che è venuto per primo, 30 anni fa o 40 anni fa che è venuto, ho avuto altri agganciamenti con altri gruppi che sono venuti anche loro da Firenze, posso dire, Firenze, da Bergamo e da Genova. E anche quelli di Bolzano, tante volte sono venuti anche quelli a fare i soggiorni di settimane nel mio albergo, ospiti, e hanno frequentato con il sostegno da parte delle forze armate o della finanza o dei militari di servizio che facevano come sostegno a tutti i non vedenti e accompagnatori e insegnanti anche del Sidafondo. E anche il signor Capriglia si è dedicato a fare sci da fondo anche lui. Anche lui, pur avendo già allora una certa età, ha voluto anche lui provare lo sci da fondo. E puntualmente ogni pomeriggio andava a sciare. Dopo quanti tutti i suoi allievi, direi tutte le sue persone, ritornavano in albergo, andava lui a fare la sciatica. Quasi notturna. E adesso abbiamo, infatti ogni anno abbiamo tutti questi gruppi italiani, in più ci siamo collegati con altri gruppi di tedeschi e anche adesso sempre che vengono anche degli svedesi non vedenti a sciare a Dobbiaco. Bellissimo, è una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione perché i posti migliori della Svezia, della Norvegia e della Finlandia piani così per sciare, non penso che ci sia, eppure con tutto ciò vogliono venire nelle Dolomiti a sciare. Bella cosa. Al piedi delle tre cime Lavaredo, dato che fanno tanta regata delle tre cime Lavaredo, con la cioccolata, no, facciamo regata anche noi nelle nostre tre cime Lavaredo.
effettivamente, questo devo ringraziare il suo Carpiglia, è stato l'iniziatore di queste settimane bianche a Dobbiaco e speriamo di continuare sempre. A parte che io ho una certa età, ho lasciato un po' lo spazio a mio figlio e ai miei nipoti, di conseguenza io guardo soltanto, ma però più di tanto non posso farlo, vorrei fare, ma non mi lasciano più fare, perché il nonno deve riposare, dicono. Bisogna che riposiamo anche, perché ha 95 anni. Mi dispiace, però quello è il fatto che quando non so cosa, vengo qua col computer e mi per fare una partita alle carte. Sarà invidiato. Appunto per quello. Questo ciò mi dispiace non poter lavorare ancora. Quello è il fatto. E pertanto speriamo che il signor Capriglia costantemente venga a Dobbiaco con i suoi gruppi, anche che lui ritorni a Dobbiaco. Cosa dice il signor Capriglia? Fa conto di... può darsi, nella vita non si sa mai. Sa come aveva fatto scrivere sulla lapide uno, ha detto forse una vita per arrivare fin qui. Poteva andare anche più piano, che era lo stesso. Sempre lì arrivava. Chiedo scusa per la voce, perché qui Bruno mi mette il piumone che mi fa sudare. Quindi ho dovuto fare di necessità virtù. Grazie comunque anche a Tele Arancione per aver voluto così fermare sull'immagine, su questa attività che ormai dura, ripeto, da più di 35 anni, perché noi a fine degli anni 70 già qualcuno di noi andava alle Alpi di Susa a sciare e avevamo visto che era un'attività fattibile e possibile per i non vedenti. Da lì l'idea ha preso le gambe e siamo riusciti ad avere numerosissimi individui da tutta Italia che hanno praticato e conosciuto questa attività sportiva. Grazie. Ecco, io posso ringraziare il signor Capriglia del suo continuo interessamento di questi anni passati e speriamo che continui la sua attività e che continui anch'io, perché io di anni ne ho 95, di conseguenza io sono più limitato. Prima lo cercherò anch'io. Chissà. Non mettiamo limiti a niente. Non mettiamo limiti a niente. Ben volentieri, intendiamoci, la cosa fatta volentieri. Effettivamente è stata una cosa favorevole, non solo il gruppo del signor Capriglia, ma tutti gli altri gruppi che sono venuti e che si sono aggregati ogni anno a fare le settimane bianche a Dobbiaco. È ospite del mio albergo. Bene, vi ringraziamo tantissimo. Del mio albergo posso offrire, oltre attività, che dare da mangiare, tutti quanti soddisfarli da mangiare, anche abbiamo la piscina. Abbiamo varie attività sportive da poter fare anche in albergo, di conseguenza possono impiegare il tempo in albergo e la piscina. Poi dire il tennis? Tennis, ma abbiamo anche la ginnastica. Anche la palestra? La palestra, sì. Tutto attrezzato? Tutto attrezzato. No, ci tengo a dirlo così. Sì, no, tutto attrezzato per fare attività anche sportiva extra civica. Extra sciare. Perfetto. Ti ringraziamo moltissimo, signor Ruggenio. Io che devo ringraziare voi di questa intervista e speriamo al prossimo anno, allora. Bene. Alla prossima intervista. Grazie, Oron. Guardiamo sempre avanti e non fermarsi mai. Ah, non bisogna neanche mai tornare indietro, neanche per prendere la rincorsa. Ora in hotel i nostri amici ciechi ed ipovedenti si apprestano a cenare al buffet. Tutto nasce in questo hotel di famiglia di operatori turistici 36 anni fa ed individuato da Oronzo Capriglia. Dopo la cena ci spostiamo tutti nella sala con due piste da bowling, sempre all'interno dello splendido hotel che ci ospita, per divertirci in compagnia. Chiunque può giocare e il divertimento è assicurato. Dai Vittorio! Oh, 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 oh. Thank you.
filetto e buttare dentro la palla. Aspetta che... E tenete una palla del genere, come farà la segna mia? Dio mio! Non l'avevo calcolato! Senza dubbio, sì, mi metti dritta. Mettimici tu. Il giorno seguente ci rechiamo nella palestra dove Stefano Zambelli, coach IBTA, spiega ai partecipanti il metodo per praticare il tennis anche dai non vedenti. Buongiorno, sono Stefano Zambelli, sono un coach internazionale dell'ATP riguardo al tennis per i non dotati e sono anche specializzato per le persone non vedenti e ipovedenti. Faccio parte della IBTA, che sarebbe l'International Blind Tennis Association, che ha sede in Giappone, e in Italia abbiamo un presidente che ha sede in Sacile di Pordenone. Questa disciplina qua è una disciplina nuova per l'Italia, siamo il terzo stato europeo dopo l'Inghilterra e la Spagna. In Italia stiamo cercando di divulgare questa nuova disciplina perché naturalmente per la disabilità, sia per le persone non vedenti come le persone diversamente abili, quindi in tennis carrozzella, dobbiamo far sì che questo sport qua possa essere divulgato maggiormente, perché è uno sport molto bello, è uno sport che qualsiasi persona lo può fare, è uno sport che con naturalmente la professione e soprattutto con la specializzazione che io attualmente ho. E faccio presente che il 17 aprile presso il Circolo Tennis Pavesi sarà costruito il primo corso formazione per istruttori e maestri per specializzarli in questa disciplina. È uno sport bellissimo, è uno sport che un mio obiettivo sarebbe costruire una squadra per portarli in Inghilterra tra ottobre e novembre, non è ancora stato stabilito, come tennis internazionale, come primo torneo tennis internazionale. Questo sport qua lo voglio, uso questo vocabolo, lo voglio portare e divulgare il più possibile in Italia. Io sono disponibile a spostarmi ovunque le persone mi chiedono, costruendo dei gruppetti, do al mio numero di telefono che è 331-3193-218, oppure la mia email che sarebbe zambelli.meso, Milano Empoli Savona Otranto, @gmail.com. Io devo ringraziare soprattutto l'albergo Union di Dobbiaco che mi ha ospitato e mi ha fatto sì che questa mia disciplina, questa mia voglia, questo mio desiderio per far conoscere questo sport alle persone non vedenti, con loro ci sono riuscito. Ringrazio fortemente la famiglia dell'Hotel Union che mi ha ospitato e mi ha dato la possibilità di potermi così dimostrare con i miei atleti a questo sport. Ringrazio ancora tutti, grazie e arrivederci. Poi dopo ricominciamo un'altra volta il nostro leader. Mettiti pure qua con noi, aspetta che se no facciamo un'altra linea. Ok. Mi io? No, stai là, un po' più avanti. E Stefano, noi siamo qui al lato destro, no? Ah, Francesco! È bravo Francesco! Ma per fortuna che abbiamo una persona veramente che mi aiuta, Dopo mi pago. Il caffè te lo pago. Pronto? Allora, e poi andiamo avanti, proseguiamo tutto il nostro movimento, arriviamo fino qua che siamo alla rete, lo tocchi pure con l'altra mano, così senti, ecco, bene, poi ritorniamo indietro.
Bene. Sì. Perfetto. In questo caso qua lui va a sentire con la racchetta la sua profondità. Nel ritorno indietro, memorizzando i passi che va a fare, sa esattamente quanto spazio c'ha dal fondo campo suo e la rete. Quindi lo sposteremo lateralmente, portandolo lateralmente, non girandoci, così lui sente dov'è il suo lato esterno del campo. Va a toccare con la mano anche, così sente un po' tutto. Ecco, questo qua è la parte laterale del campo. Io lo portiamo al centro. Ecco. Adesso è così anche dalla parte opposta, ok? Adesso noi togliamo la racchetta dalla mano del nostro atleta e cominciamo a fargli capire cos'è una palla che lui dovrà andare a giocare. Gli facciamo sentire il suo suono, dopo gliela mettiamo in mano, lui sente il suo suono, ecco, va a farlo avanzare a terra, così sente anche quanto ha di rimbalzo. Mettendosi poi in ginocchio, ok? Io lancerò la palla a terra e lui dovrà cercare di prenderla, così lui si memorizza anche questo tipo di suono. Adesso lui la rilancia, gli ha fatto una seconda volta. Ecco, così perfetto, benissimo. Io in questo caso qua le do solo l'ordine. L'ordine cos'è? Pronto? Lui sa esattamente che io incomincio a giocare. Pronto? Sì. Avete visto che già lui percepisce e già sente anche il quarto rimbalzo. Pronto? Diamo ora la parola a Fausto Tacconi. Amici dell'Arancione, ancora una volta una giornata di altissimo senso civico, ancora una volta andiamo a sensibilizzare le persone che sono propense all'inclusione dei disabili. Quando penso che per migliaia di anni i disabili, i ciechi e così anche le persone con difficoltà motorie sono state escluse, finalmente grazie allo sport paralimpico si considerano anche le attività ludico-ricreative inerenti allo sci, grazie a queste settimane bianche che si sviluppano nelle diverse località, ma soprattutto si sviluppano grazie alla sensibilità degli albergatori, possiamo trovare un vero e proprio servizio anche sulle nostre Alpi e anche qui a Dobbiaco, che e dimostra di essere una popolazione di altissimo senso civico e allo stesso tempo anche questo hotel, come vedete, vive con uno scivolo, ma sappiamo che dentro per anni e anni e anni ha ospitato persone cieche non vedenti durante queste settimane bianche. Un saluto di nuovo, colgo l'occasione per dire speriamo che queste iniziative si moltiplicano come è stato in questi ultimi 10 anni. Grazie.